Sono bastate tre accelerazioni contro un'avversaria in evidente difficoltà, la Fidelis Sandria, resa ancora più modesta dalla forza del Delfino. Il Pescara è riuscito a fare la cosa più difficile, sbloccare presto la partita. Cinico e spietato. Il vantaggio al primo fondo, bravissimo Lescano, così come Cuppone, autore del gol, ma altrettanto lo è Brosco, che rompe la linea, anticipa Scipos innescando tutto il resto. Il rigore del 2-0, obiettivamente molto generoso, scaturisce da una giocata d'alta scuola di Luca Mora, un assist sartoriale per Delle Monache, vero e proprio ricamo. Il tris è figlio invece della splendida azione tutta di prima, che sulla fascia vede i protagonisti Cancellotti, Jabouin e Cuppone. Un tocco e via, attacco dello spazio e rifinitura dell'ex Cittadella sfruttata da Lescano, ancora una volta il migliore. 5 gol, altrettanti assist, centravanti tecnico, letale in area di rigore, perfetta l'intesa con Cuppone, che parte dalla posizione di esterno ma va sempre a finalizzare da seconda punta. Porta di Plizzari inviolata, quarta volta in 8 partite, 16 gol fatti, 5 subiti, nessuno su azione. Nulla a che vedere con le prime 8 giornate dello scorso torneo, quando le reti incassate erano già 13 come i punti, ovvero 6 in meno del Pescara targato Alberto Colombo. Ora però testa alla neopromossa Giuliano, che gioca le partite interne al Partenio Lombardi di Avellino, dove ha conquistato 10 punti in 4 gare, segnando 10 gol. Match in programma martedì prossimo alle 14.30. Nell'ultima sfida i Tigrotti hanno pareggiato a Pontedera contro il Monterosi 2-2. Squadra organizzata con tanti giovani e qualche giocatore d'esperienza, come il 38enne attaccante Federico Piovaccari, 4 centri in campionato, 5 nella sua lunghissima carriera realizzati contro il Delfino con le maglie di Triestina, Ravenna, Cittadella e Brescia nelle immagini. Sistema di gioco 3-5-2. Allenatore il 56enne Raffaele Di Napoli, lo scorso anno alla guida della Paganese. Il vice è Alessandro Tatomir, ex centrocampista di Avezzano, Teramo, Giulianova, Chieti, soprattutto L'Aquila, con cui ha vinto il campionato di C2 nel 2000. Allenatore Aldo Ammazzalorso, finalissima playoff contro la Cireale, disputatasi proprio al Partenio di Avellino, che quest'anno è la casa del Giuliano.